Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovati alla Blob del Camionista, sempre col vostro Silvano. Oggi videino dal ristorante, come vedrete qua alle mie spalle. Mi sono messo fuori, quindi ho un attimo di tranquillità prima che arrivi il grosso della gente, quindi approfitto per fare due paroline con voi. Innanzitutto, non ho ancora perso il vizio di fermarmi a mangiare e i due fuochi alla ralla possono aspettare. Per il momento, da quel punto di vista là, non ho nulla da imparare o assimilare da certi personaggi. Comunque, giornatina spettacolare, mi sono messo fuori sotto un pergolato. E devo dire che per il momento si sta da Dio. Chissà che duri. Comunque, insomma, così dai ragazzi, proprio un videino a volo per rendervi un po' partecipi. Vediamo se riesco a cacciarvi là sul segnatavolo. Sì, sta da Dio. Bene, 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 bene così. Sì, come dicevo, per rendervi partecipi un po' delle mie abitudini. Una volta per me era molto più naturale fermarmi a pranzo e anche onestamente più funzionale perché portavo a casa le ricevute e mi veniva da prima rimborsato immediatamente fondo cassa. Poi avevano preso l'abitudine di metterci i rimborsi a piè di lista, quindi sempre con le ricevute poi i pranzi venivano comunque inseriti all'interno della busta paga e uno si faceva quattro conti perché non mancasse nulla, ma di solito era tutto regolare. Prima, dopo o durante, l'importante è, secondo me, che ce li paghino, che non siano comunque messi come trasferta forfettaria, perché poi della trasferta, come comunque usufruisco anch'io essendo in logistica e trasporti, tanti secondo me per l'appunto la ritengono una parte integrante del loro stipendio e quindi un po' ci marciano. Ve lo ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole. Ve la danno sta benedetta trasferta a titolo forfettario. Nessuno vi punta la pistola alla testa per sfruttarla al 100%. Io comunque non lo ritengo così corretto nei confronti comunque di chi si ferma e la sfrutta per com'è. Perché sono soldi che comunque per l'appunto sono stati concepiti come rimborso in seguito a delle spese, ma se poi uno le spese non le ha, se li mette in saccoccia i soldi, quindi comunque ragazzi, qua questa non è acquavite. Sì, tanto per qua si va a bianco trasparente di prima categoria. È più che sufficiente. Quindi, se pensate che appoggi simili comportamenti, no, assolutamente no. Una volta qua c'era anche il quartino di vino. Da quando hanno messo zero, per me non c'è stato nessun problema. E per l'appunto sono ritornato ad andare ad acqua come ho fatto per maggior parte della mia vita. Alla sera non disdegno comunque uno spritzetto con gli amici, però a bocce ferme e lontano dal camion. Questo secondo me è quello
che per l'appunto bisognerebbe fare prima di andare a predicare alti ideali o proposte di cambiamento che poi trovano il tempo che trovano alla fine, specialmente se poi uno è il primo a trasgredire. Grazie mille. Non date. Bene. Ragazzi, qua è arrivato il primo, io ci do dentro, pranzo comunque offerto dai titolari qua della cantina dove sono venuto a scaricare perché non ce la facevano prima di mezzogiorno e hanno detto guarda, va di qua mio fratello che puoi mangiare tranquillamente, gli dici che scarichi qua da noi. Ragazzi, io vi lascio perché ho le mie belle lasagnette e le verdure da sbaffare. Alla facciata di chi ci vuole male. Ciao a tutti dal blog del camionista e dal vostro Silvano. Bye!